la legge. Ciao a tutti, buon inizio settimana e benvenuti alla seconda puntata dell'Avvocad Quiz, ragazzi. Ciao ragazzi. È andata benissimo la prima puntata e con Riccardo che ci ha fatto divertire tantissimo. Bella prestazione. Oggi abbiamo un altro big di Twitch, Ivan Grieco. Ivan è un caro amico, ha deciso molto gentilmente di mettersi anche lui alla prova in questa... anzi, chiedo al regista di allargare il riquadro di Ivan, se è possibile. Ivan, allora, sapete tutti quanti, è inutile che ve lo presenti io. Ivan è un big di Twitch. Quanti numeri fai? Ma dipende sempre dagli argomenti, anche io faccio politica, attualità, parlo di sport, insomma dipende sempre dalle giornate, siamo sui 1000, 1500, a volte 2000. Beh, fantastico, complimenti. Senti, allora Ivan, qui il discorso è questo, questa è l'Avvocad Quiz, è un quiz per valutare la vostra, la preparazione, no, più che preparazione, il sentimento giuridico di tutti quanti i nostri più cari amici e ascoltatori. Per vedere innato. Quanto è innato il senso giuridico delle persone. Ma chiaramente abbiamo tutti commesso, come le chiama Gianluca, delle marachelle. Abbiamo scoperto noi che abbiamo poi studiato giurisprudenza che erano reati, c'è chi invece non studia giurisprudenza e non saprà mai che ha commesso tanti reati. Perdonami un attimo, che c'è già in chat si è già creato un dialogo tra Maurizio e Rocco. C'è una sintonia, abbiamo delle passioni in comune. No, c'è Rocco che sta cercando in tutti i modi di sedurvi. Senti, Iva, allora quali diciamo, se hai memoria, hai un tuo passato che puoi dissotterrare e descriverci qualche argomento hot. O magari ancora ti vergogni? No, vabbè, diciamo che qualcosina si può dire su alcune cose, eviterei, se no mi arrestano veramente. Però per esempio qualche cannetta ce la facciamo ogni tanto, senza problemi. Non è reato, questo non è reato, quindi diciamo è meno un male. Peccato veniale. si può dire, è un po' no, come poi dire. Non lo so, magari... Può essere capitato che ho guidato un po' in stato di ebbrezza in passato. In stato di ebbrezza, un po' alterato vorremmo dire, no? In stato di ebbrezza è esagerato, no? Io mi un ricordo... po' alterato. Beh, ma io mi ricordo che quando avevo, che ne so, che avrò avuto un 20 anni, avevo un amico di 16 anni che ubriaco guidava al mare a 16 anni. Complimenti, un grande. Questo... Lo rivedo tra qualche giorno e cioè, rievochiamo. Questo è davvero un pazzo scatenato. Sì, davvero, ci sono cose molto divertenti, ma sappiamo che purtroppo Maurizio c'ha un passato... d'onore, ma diciamo di cui che, non è nessuno vuole raccontare. Diciamo che fra i tre sicuramente... Diciamo che è un passato doloso. Senti, io ho avuto la testa più calda, sicuramente. Doloroso. Un giorno o l'altro faremo vedere le foto. Ma io non dirò niente, Ivan. Innanzitutto, ciao, io sono arrivato in extremis per motivi di lavoro, ma io non dico nulla perché mi potrebbero radiare dall'albo degli avvocati. Quindi ne ho fatte veramente tante e troppe, per cui veramente io... Un effetto retroattivo, però. No, non posso che avvalermi della facoltà di non rispondere. Tu se ti vuoi esporre, esponiti pure. Io non posso. Bene, ragazzi, dai. Cominciamo, lanciamo la sigla dell'Avvocad Quiz. Vai! Benissimo, allora ti dico le regole del gioco. Le regole sono queste: noi ti faremo 10 domande in tutto, le prime 5 domande avrai un punto, dalla sesta alla nona avrai 2 punti se rispondi bene e all'ultima 3 punti. Quindi ce la giochiamo noi tre avvocati, diciamo, contro di te. È una, diciamo, una finta partita che stiamo... Fida alla pari, diciamo. Proprio alla pari, proprio. E la dice tutta sugli avvocati, cioè gli avvocati veramente in questa performance già si dice tutto. 3 contro 1 nel campo nostro. Allora, c'è proprio... Rocco. Se non spingi più. Sì, Rocco, dimmi. Io una volta senza patente
ubriaco con due escort e droga nel cofano. E che te devo dire? Sei il mio mito a questo punto. Con due escort. Ah, pensavo stessi parlando di te, mi ero un attimo distratto. No, leggiamo la chat, tutto. Leggiamo la chat. No, allora diciamo che poi potrai anche eventualmente, no, ci sarà anche un sondaggio in chat e se hai bisogno dell'aiuto da casa potremmo consultare la chat, ok? Sei pronto per la primissima domanda? Vai, sono pronto, sono pronto. Vai, vai. Allora, qui abbiamo Gianluca. Il professore. Il professore. No, Gianluca, vai, comincia tu. No, no, dicevo, il professore di dettatura di domande sì. O di lettura. Vai. Allora, Ivan, concentrati, Ivan, è seria la cosa. Mo non si gioca più, eh? Uno, prima domanda. Chi ha più millesimi ha diritto a più posti auto in condominio? In buona sostanza il caso è questo, in un condominio tu sai che ognuno di noi ha dei millesimi, no? Arriva una persona che ha un appartamento molto molto grande, diciamo un piano sano. Ha accorpato tre appartamenti, anzi no, non diciamo di aver accorpato. Ha un appartamento molto più grande degli altri, ha diciamo 250 metri quadri e un altro ne ha 50. Quello con 250 metri quadri dice oh, io pago di più, quindi in proporzione mi spetta un maggior angolo di giardino, quello da 50 metri e quindi devo parcheggiare due macchine, quello da 50 metri quadri dice ma non mi risulta, io ho una famiglia in 50 metri quadri, viviamo in quattro, abbiamo quattro auto, quindi come ho diritto anche io ad avere due posti auto ce l'hai pure tu e viceversa, quindi chi dei due ha ragione, insomma chi ha più millesimi ha diritto a più posti auto? Ma guarda, io ho vissuto in un condominio insieme a mia madre per tanti anni, quindi poi io credo che sia anche un regolamento proprio interno del condominio, sì, non so se c'è una regola standard sì, che sì, funziona cioè, per tutti. E allora, fermo restando che ci può essere un regolamento di condominio che disponga in modo diverso, no? Però lasciando perdere l'ipotesi in cui ci sia un regolamento, se non dovesse esserci un regolamento, c'è stata la giurisprudenza che ha proprio è andata a valutare questo caso, cioè che succede se in un condominio ci sono condomini che pagano molti millesimi e altri poco. Chi paga molto ha diritto proporzionalmente a un parcheggio più grande o più di uno rispetto o tutti uguali allo stesso modo. Come sai, chi ha più millesimi paga anche più. Sì, se è un solo, cioè se c'è un appartamento unico più grande e ce n'è uno più piccolo, secondo me dovrebbero averne uno a testa. Però se quello che c'ha più magari se sono più appartamenti accorpati, ne avrà a disposizione di più. Se è un appartamento uno a uno, avranno ognuno un posto, penso. Cioè, dovrebbe essere giusto così. Ed è correttissimo! Correttissimo! Ha dato due con una risposta ha dato due ed è esatto. Responsi esatti. È andato alla grande. Impeccabile. Dai. Uno Ivan e uno dai. Zero avvocato. Effettivamente è proprio così. Non è grande. Effettivamente è proprio così. La differenza è proprio questa. Quando si tratta di unico appartamento non conta il numero di millesimi. E questo perché c'è un articolo che è il 1102 del Codice Civile che dice che tutti hanno diritto al pari utilizzo della cosa comune. La cosa comune è anche il giardino. Quindi vuol dire che a prescindere dal numero dei millesimi tutti hanno diritto a sfruttare il tuo giardino. Ma è chiaro che nel momento in cui tu hai due appartamenti, allora tu lì hai, e ovviamente ad ogni appartamento corrisponde un posto auto, tu lì hai diritto a due posti auto. Quindi è corretta la risposta, anche il sondaggio aveva dato una risposta corretta, greco contro greco oggi potremmo dire e quella I farà la differenza beh la prima domanda è stata perfetta bene andiamo allora alla seconda domanda vai ah questa è tosta vai sempre tu perché mi piace come lo dici mi piace. Domanda numero 2 Ivan, concentrati che ti ho visto guardare da altre parti, eh?
Si può pignorare la prima casa? Dove lo metto il ta da da da? Vediamo cosa ci dicono da casa nel frattempo. C'è il ta da da. Ci potrebbe essere ta da da. Si può pignorare la prima casa. Allora, pignorare, Angelo, ci introduci il pignoramento. Che cos'è il pignoramento? È quando tu non paghi un debito, arriva un creditore, ti mette un'ipoteca e dopodiché la mette in vendita. Ora, come sai, il debito può essere di vario tipo, può essere con un privato, può essere col condominio, può essere con la banca, ma può essere anche col fisco, con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, per esempio. Bene, la domanda è: chi ha una sola casa e ci vive là dentro, può subire un pignoramento ed andare a dormire sotto i ponti? Under the bridge. Arriviamoci col ragionamento, dai. Ah, così? Mi sembra, mi sembrerebbe logico dire di sì, onestamente, anche se non so se lo Stato italiano permetta poi una cosa del genere, quindi magari sarebbe pieno di gente sotto i ponti. Insomma, no. Quindi, anche se la risposta più facile sarebbe sì, io andrei sul no invece. Quindi, non lo so, perché proprio mi voglio buttare sul no. Aspetta, perché siamo un attimino scombussolati. Perché che vuoi di? È un po' il ragionamento che fai con i bambini: per dirgli di fare una cosa gli devi dire non farla. Quindi lui sta ragionando nello stesso. Quando avrai un figlio capirai che per fargli fare una cosa gli devi dire di non farla e viceversa. Quindi la teoria del contrario si chiama. Quindi tu stai adottando la teoria del contrario anche al nostro quiz. La risposta ti sembra troppo scontata e stabilito di no. Come la vede la chat? Che dice la regia? Secondo me sì, tutto il patrimonio personale è pignorabile, dice Duck Gamer. Il nostro amico tedesco, austriaco. Austro-ungarico. Poi, invece secondo Rocco dice no, secondo me non si può, altrimenti dove vivo? Insomma, sto Rocco c'ha un sacco di problemi. Va bene, risposta. Allora, responso. L'accendiamo e no. Secondo Ivan è no. La risposta corretta è... Purtroppamente è... Era sì. Sì. E se no, scusami, la banca che iscrive ipoteca sulla casa, se poi non la può vendere, che cosa la iscrive a fare l'ipoteca? Comunque, ma c'è una norma del codice un'eccezione, civile, no, del decreto del fare. C'è una norma del codice civile che ti dice che il debitore risponde dei suoi debiti con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro. Quindi vuol dire che se anche domani ti dovesse venire una casa che oggi non hai, quella casa sarebbe pignorabile per un debito passato. Ma c'è un ma, perché ti abbiamo fatto questa domanda? Perché si parla spessissimo di impignorabilità della prima casa. E perché esiste un'eccezione, questa è la regola, ma esiste un'eccezione e molto spesso le persone scambiano l'eccezione con la regola. Per la regola generale. Quando hai debiti con il fisco e nella fattispecie con Agenzia Entrate e Riscossione, quindi debiti col fisco incancrenitisi e ormai divenuti cartelle esattoriali, Agenzia Entrate e Riscossione non ti può pignorare la casa se, a condizione che A, non hai altri immobili di proprietà, quindi neanche per quote, neanche un millesimo, B, sei residente in questa casa, ma siccome non basta che sei residente, perché sennò uno la residenza la deve mettere dove vuole, la mette dove vuole, ci devi anche vivere. C, questa casa deve essere a civile abitazione, quindi non vale il divieto di pignoramento per l'ufficio, il negozio o per lo studio professionale. E D, non deve essere una casa di lusso, quindi non può essere accatastata nelle categorie A1 o A8 o A9. A queste quattro condizioni vige solo per i debiti col fisco il divieto di pignoramento. Quindi in buona sostanza, se tu non paghi l'IVA, l'IRPEF eccetera e hai una sola casa che risponde a questi requisiti, tranquillamente nessuno te la pignorerà mai, non andrai a vivere sotto i ponti. Invece se non paghi il condominio ti può sfrattare. Pure se non paghi il computer. Quindi conviene...
non conviene non pagare un cazzo, scusatemi il francesismo. No, a sto punto la regola è: se c'hai 100 euro da parte, paga prima il condominio e poi il fisco. Lo sai che esiste un'altra sentenza della Cassazione completamente opposta, che dice che l'imprenditore, tu come sai, non pagare le tasse in alcuni casi è reato, no? Se non paghi l'IVA oltre una certa soglia, e se non paghi i dipendenti però l'azienda non va avanti e poi commetti un illecito, ti possono fare fallire. Se l'imprenditore in cassa ha 100.000 euro ed è indeciso se pagare prima i dipendenti o prima l'IVA, secondo te cosa è corretto prima pagare di più? L'IVA allo Stato o i dipendenti che se no muoiono senza stipendio? Ma io direi i dipendenti, ti dico la verità. Dipendenti. Esatto, invece la Cassazione dice no, devi pagare prima l'IVA, per cui se paghi prima i dipendenti e poi non paghi l'IVA commetti reato. Quindi per lo Stato devi prima pagare le tasse e poi i dipendenti. Poi lo Stato non si pone il problema che se io pago le tasse poi i dipendenti mi lasciano, io fallisco e chiudo l'azienda e l'azienda non va avanti. Così non paghi né lo Stato né i dipendenti. E Pinax, non pagherai più IVA. Perdonami un attimo, Pinax, mi era sfuggita la tua domanda. Purtroppo io penso che la tua richiesta di risarcimento del danno ormai si sia prescritta abbondantemente. Bene. Quindi devi pagare prima Ivan, dicono. Bene, allora andiamo alla terza domanda. Maurizio, la vuoi leggere tu? Vediamola. Siamo 1-1, dai. Dai, questa è tua. Allora, questa diciamo tu sei nel campo della tecnologia, dell'informazione, quindi pubblicare una fake news è un illecito civile? Che ha messo un illecito civile? No. Caccia la parola civile, è un illecito? È un illecito. Perché potrebbe essere anche penale, okay. Non so che. Ma allora, cioè, secondo me dovrebbe essere un illecito, partiamo da questo presupposto, però è anche vero che vedo una marea di giornali, di gente che pubblica fake news a raffica. E allora, ti posso dire una cosa, guarda, nessuno denuncia nulla. Senza per questo volerti orientare, né in un caso né nell'altro, ci sono un migliaio di siti internet da cui si può scaricare musica torrent oppure da cui si possono vedere film streaming. Quindi io al posto tuo non mi baserei sul numero, perché su internet c'è la qualunque. Ma pubblicare una fake news, ad esempio, che ne so, ti dico questo. Angelo Greco è calvo. Angelo Greco è calvo. No. Allora, il COVID non esiste. Bravo, il COVID non esiste. Oppure il sondaggio, secondo il 25% del sondaggio, è illecito, il no il 75%. Dire il COVID non esiste, o dire, che ne so, se ti iniettano il vaccino ti mettono dentro un microchip emozionale, per dirla al modo dei Subsonica, è illecito, arriva, che ne so, una compagnia dei farmaci, della... Non credo sia un illecito, dal momento in cui pure credo ci sia una tutela da parte della Costituzione sulla libertà di espressione. Non lo so, non so se c'entra qualcosa, però non credo che sia un illecito. Ok, allora l'accendiamo, va bene, sì. Ed ha ragione Ivan, è corretto. Allora, la risposta esatta è questa. Diciamo che in linea teorica pubblicare una fake news non è né illecito civile né penale, non è reato, non è nulla. Quindi dire ad esempio il Covid non esiste non è illecito, ognuno lo può dire, o chi ci crede, chi non ci crede e basta. Ma è una marea di denunce. Capirai, dire la Terra è piatta non è un reato, dire ho visto gli alieni non è un reato, ma nel momento in cui la fake news coinvolge l'onore e la reputazione di un terzo soggetto, che può essere una persona o una società, diventa diffamazione. Facciamo un esempio molto semplice. È caduto un aereo all'Italia perché il pilota in volo era ubriaco. È chiaro che una fake news di questo tipo, che magari non è vera, contribuisce a danneggiare l'immagine di una compagnia aerea, e quindi l'Alitalia potrebbe denunciare l'autore di questa fake news per diffamazione aggravata per averla pubblicata ad esempio su Facebook. Quindi l'importante, ecco, cioè dire gli alieni esistono, tu non stai danneggiando la reputazione di nessuno.
Conferma il penalista? Assolutamente sì. Però potrebbe essere anche un'altra ipotesi di illecito conseguente a fake, il procurato allarme, vero Maurizio? Sì, però è chiaro che bisogna sempre che ci sia, io uso sempre questa espressione, un nesso di causalità. Cioè, se che uno significa? Cioè, quella falsa notizia deve avere come conseguenza una lesione patrimoniale. Allora, se non c'è una lesione, quindi è una notizia stupida fine a se stessa, ma se non lede nessuno, non ci sarà mai una conseguenza né sul piano penale né sul piano civile, perché nessuno può fare una causa civile lamentando di aver avuto un danno pari a zero. Quindi una notizia, una fake, no, una fake, ho visto gli alieni, per dire, è una fake news, oddio che poi non sappiamo neanche se è una fake news, diciamo. Vero, sì. Ma sicuramente non ha conseguenze, quindi risponde bene Angelo, che torna però, in vantaggio. Però ci sono Ivan, che però, Ivan, scusami, però perdona. Ci sono degli stati che puniscono le fake news, la Cina ad esempio, ci sono in alcuni stati fuori dall'Europa, pubblicare fake news è reato, ad esempio in Cina non puoi dire fesserie, e ovviamente questo è un modo per dire la verità siamo noi, la verità è oggettiva, perché chiaramente la verità non esiste, diceva Pirandello, e quindi questo è tipico dei sistemi autoritari, dei sistemi dittatoriali che impongono una realtà oggettiva, quando sappiamo che la realtà oggettiva non esiste. Bene, allora andiamo alla quarta domanda. Vai. Allora, attenzione, dire che una persona ha debiti è diffamazione? Mettiamo che Ivan non ha pagato di nuovo il condominio, ok? E io vado a dire il condominio no. Diciamo che Ivan non ha pagato la banca e la banca gli fa un pignoramento. Io vado a dire a tutti quanti dentro il condominio di Ivan, sapete che Ivan è un debitore, che gli hanno fatto un pignoramento della banca, forse ancora il condominio. Diciamo che non lo dico al condominio, lo dico ai tuoi colleghi di lavoro. È diffamazione sì o no? Ti faccio un esempio più pratico, che Angelo si è perso un pochino nei meandri. Vai, vai. In romano, no? Io vado a dire, sapete che Ivan c'ha i buffi? Che è i buffi? Ok, senza però, cioè se uno ha le prove di questa affermazione, credo che non ci siano rischi nel dirlo. Aha, bene. Allora, poi la sondaggio, risposta... vedi, il sondaggio è quindi, quasi che una persona debiti a diffamazione, per me la risposta è se ha le prove di quello che sta dicendo non è diffamazione, non è diffamatoria come affermazione. Se non ha le prove potrebbe essere, sì, è diffamazione. Invece il sondaggio a sorpresa dice il contrario, anche se non è proprio netto il vantaggio, 52% dice che invece è diffamazione e il 48% dice no. Bene, allora... La risposta è sbagliata. Secondo la Cassazione, andare ad affermare che una persona ha debiti ne mina la reputazione, perché socialmente ancora, per quanto ormai avere debiti è una condizione quasi normale, direi, però socialmente è ancora considerato un fatto, se non riprovevole, ma quantomeno che lede la dignità e l'onore delle persone. Quindi, secondo la Cassazione, andare a dire di una persona che ha debiti, ad esempio, in un ambiente di lavoro è reato. C'è una sola eccezione in questo caso, ecco perché poi nell'esempio mi sono un po' incartato. E anche se ho le prove che lui ha debiti... Sì, perché ti spiego, perché la diffamazione non c'entra nulla con la verità dei fatti a volte. La diffamazione sì, è un presupposto per non cadere nella diffamazione, ma non l'unico. A volte il semplice fatto in sé per sé, che sia vero o non sia vero, se può ledere la reputazione di una persona, non c'è diritto, il diritto di cronaca lo possono avere quantomeno i giornali. Ci devono essere delle, diciamo, delle limitazioni alla,
o meglio, delle concessioni alla libertà di andare a ledere il decoro e la reputazione altrui. E una di queste eccezioni è nell'ambito del condominio, perché nell'ambito del condominio il fatto che tu abbia dei debiti sia col condominio che con terzi è un fatto che può interessare tutti. Ad esempio, l'altro giorno la Cassazione ha assolto un amministratore di condominio che era andato a dire che uno dei condomini aveva la casa pignorata. Quindi aveva detto che era un debitore. Perché si è posto il problema? Avevano subito querelato, perché dice la Cassazione in passato ha detto che dire di una persona che ha debiti è reato. Ma in questo caso la Cassazione ha giustificato l'amministratore dicendo comunque c'era un legittimo interesse da parte di tutti i condomini, perché interessati al fatto che se quello ha la casa pignorata e non può pagare già la banca, figuriamoci i debiti condominiali, quindi ci sarà un problema e per il condominio a riscuotere le quote, perché non potrà pignorargli una casa già pignorata, e a riscuotere e a fare, dicevo, a fare il pignoramento di un immobile che, sul quale già pende una procedura esecutiva. Così come nell'ambito dello stesso condominio, ciascun condomino ha diritto a sapere dall'amministratore i nomi dei condomini che non pagano le quote. Quindi se tu domani vai dall'amministratore del tuo condominio, o capo condomino come alcuni lo chiamano, e poi vuoi sapere, dimmi chi è che non sta pagando, tu hai diritto a sapere. Guarda, proprio la settimana scorsa nella mia riunione di condominio l'amministratore ha messo nome, cognome di chi non pagava il condominio e anche l'importo preciso al centesimo. Quindi quello che dici è assolutamente esatto. Io volevo dire una cosa, che per quanto riguarda questa questione della divulgazione dei debiti, noi conosciamo bene la segnalazione in CRIF, la segnalazione in Banca d'Italia. Andare a segnalare il nominativo di un debitore non è una cosa così facile, scontata, può comportare anche delle responsabilità, perché secondo la legge e la giurisprudenza anche tu prima di andare a segnalare devi verificare che il soggetto, il debitore, sia in una situazione di concreta oggettività a non far fronte al proprio debito, e inoltre devi avergli anche inviato una prima comunicazione con cui lo inviti al pagamento e lo avverti che in difetto di pagamento si procederà alla denuncia, alla segnalazione. Quindi anche dal punto di vista meramente civilistico, l'andare a dire che una persona è un cattivo pagatore, perché la giurisprudenza proprio si esprime così, cattivo pagatore per questa materia, può essere fonte di responsabilità. Insomma, quindi anche non c'è privacy. Bisogna fare attenzione. Però è chiaro che possiamo anche aggiungere che se vi è un soggetto direttamente interessato, cioè il soggetto che non si è visto pagare, che si è visto, come diciamo noi, bruciato i soldi, potrebbe avere la causa di giustificazione dello stato d'ira e della verità del fatto. Quindi potrebbe, da un punto di vista penale, se Ivan Grieco non ha pagato me, Maurizio Vetere, che non è stato pagato, va dicendo questo c'ha debiti e non paga, potrebbe cavarsela. Laddove invece lo va dicendo un quisque de popolo, una persona che non ha nessuna concreto interesse in questa vicenda, allora chiaramente è diffamatorio. Invece io volevo fare un esempio, perché tanti mi chiedono spesso: Angelo, ma se io faccio una recensione negativa, commetto reato o non commetto reato? Allora guarda, ti faccio un esempio. Lo vedi questo taglio di capelli? Me l'hanno fatto sabato a Jean-Louis David al Metropolis di Cosenza. Guardate qui, hanno sgarrato totalmente il taglio. Effettivamente non mi sembra un'opera d'arte. Proprio tagliati malissimo. Allora, il confine tra reato e non reato. Io sto dicendo che questo taglio di capelli è fatto malissimo, che ho pagato 19 euro, quindi sto dicendo la verità, quanto un taglio per donne, mentre invece il mio barbiere di solito me ne fa pagare 12, quindi soltanto perché non avevo tempo. Questo taglio di capelli a me non piace assolutamente, è stato fatto tutto con la macchinetta e non con le forbici, nel giro di 10 minuti era finito, a me fa schifo, non mi piace. Sto commettendo diffamazione? No. Se io invece dicessi questa donna che mi ha tagliato i capelli era un ignorante, non sapeva tagliare, non sa fare il proprio lavoro, non ha mai studiato, è una ladra che mi ha chiesto un prezzo enorme rispetto a lui. Diciamo che ti stai mantenendo leggero tu pure. Sì, eh? Beh, dico diciamo quante cose uno può dire senza dirle.
Uno non volendo dire certe cose, un po' come faceva l'elogio a Giulio Cesare, no? Di Shakespeare. Se tu non vuoi dire queste cose, tu dici io queste cose non posso dirle, non posso dire che questa persona non sa tagliare i capelli. Bene, se io avessi detto, ma non l'ho detto, che questa persona non ha studiato, avrei commesso diffamazione. Per fortuna non l'ho detto. Grazie Jenna che ti sei abbonato. Cioè io sono così da 10 minuti. Scusa, per ringraziare Jenna, arriva lui. Grazie Jenna. Comunque la partita è equilibrata, 2-2. 2-2. Andiamo avanti, guarda, che il tempo guarda, stringe. Sembrano i rigori di Spagna-Svizzera, Ivan. Andiamo avanti, prossima domanda. Non ho capito. Sembrano i rigori di Spagna-Svizzera. Una la sbagliamo, una la facciamo. Sì. A voi. Si può pignorare l'assegno di mantenimento all'ex moglie? Assolutamente sì, soltanto se per un altro credito alimentare, diversamente no. No, 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 è risposta. Pensavo era una domanda. Ho bruciato. Infatti, ho bruciato. Infatti, pensavo che fosse una domanda. No, pensavo che fosse una domanda della chat. Sono rimasto proprio, come si dice in gergo, agghiacciato. Infatti io dico, ma questo vale come autogol. Sì, hai ragione. 3-2 per te. Io lo do, sì, voto 3-2 per Ivan. No, ma perché stavo leggendo una serie di domande incontrollate che faceva Rocco, allora pensavo che stesse leggendo... Beh, Rocco ne ha fatta una bellissima, non una domanda, un'affermazione. Secondo me Angelo ha fatto il viaggio di nozze in Cassazione. Sì, quella è fantastica, sì, 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 sì. Porca miseria, ho fatto autogol. Comunque, va bene, autogol, 3-2, bisogna... Ah, è la risposta, cioè ragazzi, vabbè, gaff, cioè, però ragazzi, qua arrivano 500, è il bello della diretta, 500 domande assieme. Io sto zitto comunque, sto mi zitto. Mi dare una mano, anche. No, ma perché la stavo dicendo, allora non mi ha mai fregato, vabbè, comunque. Bella Jenna, la aspettiamo risposta, il tuo contributo allora. La risposta, il sondaggio aveva ragione, si può pignorare, in generale si può pignorare solo da parte di un altro credito alimentare, quindi se non paghi l'assegno a una moglie, l'altra moglie, che ti eroga magari un mantenimento, può pignorare quell'assegno. Però c'è un'eccezione. Però c'è, no, non un'eccezione. Quando si tratta di mantenimento al figlio, è assolutamente impignorabile e non è oggetto non di compensazione, di cessione, eccetera. Però eccetera. La domanda è all'ex moglie. No. Noi stiamo cercando dobbiamo riconoscere la sconfitta. Grazie Promiscuo, grazie Promiscuo. Andiamo alla grande prossima domanda. Era giusto per allargare. Stendiamo un velo peloso. Stendiamo un velo peloso su questa domanda. Allora, chi la dice? No, perché sennò... Io sto zitto, io dai, sto zitto. Dai, parlo io, dai. Aspetta un attimo, vai perché tu. C'è una precisazione da parte di un nostro follower, Ivan. Dice, Ivan, ti vogliono far perdere. A Fieric la domanda più difficile è stata cosa ha mangiato a mezzogiorno. No, non è vero. Fieric è stato bravissimo, cioè ci ha stracciato. Anzi, ma sapeva la regola e ti diceva pure l'eccezione durante la puntata, che io ho cacciato tutto, ho detto beh, andiamo. Vieni qua. Bene, affitto in nero, se non paghi il canone, quindi non c'è un contratto ti dico l'affitto in nero, il contratto per legge e giurisprudenza unanime è nullo, è come se non esistesse. Se non paghi il canone, puoi essere sfrattato? Questa domanda vale 2 punti. È giusto, siamo dalla sesta alla nona, vale 2 punti. Quindi potresti quasi doppiarci. La no, chat, oltre doppiarci, altro che. La chat è un tripudio per una sola risposta. Allora, qui faccio un piccolo ragionamento. Ci vai, provo. Sì, vai. Allora, partiamo dal presupposto che essendo... un affitto in nero non c'è un contratto. Bravo, quindi esatto. Uno potrebbe dire, non essendoci un contratto, se io non pago l'affitto, nessuno lo sa e quindi lui non mi può cacciare. Però mi viene anche da pensare che comunque la casa è di proprietà di questo signore, quindi io comunque sono in una casa che non è mia, quindi in un certo senso, non essendo mia la casa... quello può dimostrare il fatto che la casa non è mia e magari può dire che io l'ho occupata e quindi può farmi sfrattare in qualche modo. Quindi la mia risposta è, se non paghi il canone puoi essere sfrattato? Io ti dico di sì. Ok,
Allora, la chat è completamente dalla risposta opposta. 88% dice non si può sfrattare, solo il 12% dice che si può sfrattare. E accendiamo quindi? Sì. Sì? Vabbè, ormai Ivan, Ivan ha ragione. Ivan ha fatto un ragionamento molto molto sensato e anche tecnico, usando involontariamente, e questo dimostra come la legge è intuitiva, le parole tecniche. Giustamente lui dice io occupo un immobile abusivo, e tant'è vero che la legge dice tu che non paghi il canone, è vero che non puoi accedere alla procedura di sfratto in senso tecnico, che è una procedura accelerata, ma puoi fare la cosiddetta causa-azione di occupazione senza titolo, vuol dire che tu stai occupando senza un contratto un immobile che non è tuo. Perché sei in un immobile che non è tuo? Cioè, viene il giudice e dice, scusami, se non c'è un contratto, perché stai in casa di tizio? Quindi te ne devi andare. L'unica differenza, quindi, tra l'affitto in nero e l'affitto in bianco, cioè l'affitto regolare, è che nell'affitto in nero, se tu non paghi il canone, non ti possono fare un decreto ingiuntivo, perché non è nullo anche l'accordo sul pagamento del canone. Quindi non c'è un decreto ingiuntivo per il pagamento del canone. In verità, sì, qualche sentenza dice che il giudice ti può far pagare un'indennità per l'occupazione, però sarebbe una cosa davvero irrisoria. La verità è che non devi pagare il canone, ma puoi essere sfrattato. A conti fatti, nell'aspetto poi più pratico, è che però il padrone di casa, e per questo la legge ha fatto questa norma, per sfrattarti dovrà fare un processo in cui dovrà dimostrare la proprietà della casa, e questo gli implicherà una, diciamo così, una difficoltà, un aggravamento processuale tale da far sì che lui potrà riottenere la casa dopo almeno 2-3 anni, dipende poi che col 702 bis oggi senza è anche documentale, cose. Potrebbe essere più veloce, però fatto sta che non è la procedura di sfratto veloce che ha, quindi questa è soltanto una questione di tempi, ma non di ottenimento, sostanza. Quindi Ivan passa a 5 perché aveva questa domanda aveva 2 punti, e quindi stacca gli avvocati che stanno a 2, che arrancano. Devo dire che non si vola. Devo dire che non stiamo facendo valere il fattore campo, eh. Ringrazio Rocco che ha ricordato a tutta la chat di abbonarsi, anche perché più vi abbonate più finanziate il canale, più il canale può andare avanti, soprattutto sotto il sole è molto difficile, quindi abbonatevi. Ok, domanda allora. Numero 7, vai Gianluca, leggila tu. Dai, allora aspetta. Vai. Si può rompere una parete del pianerottolo per fare una seconda porta di casa? Ti posso dare un piccolo indizio. Il pianerottolo è una parte comune dell'edificio. Comune vuol dire che appartiene a tutti i condomini. Allora, io vi dico questo, siccome c'ho un esempio proprio lampante di questa cosa, io sarei portato a dire di sì, però immagino comunque ci serva un'autorizzazione, però immagino sia compreso nella domanda, sia scontato. No, nella domanda c'è senza autorizzazione. Può fare con un'autorizzazione. No, senza autorizzazione, ci chiediamo questo. Ah, senza? Senza autorizzazione. Il sondaggio dice sì, solo... Allora, c'è mia zia che ha una casa... Cioè mia zia che ha una casa al paese dove siamo insomma cresciuti e ha fatto un secondo ingresso proprio sul pianerottolo comune dove, all'interno della palazzina dove ci sono altre case insomma. Ora questo non so se lei ha chiesto un'autorizzazione o l'ha fatto così di per sé. Ti parliamo quindi, di autorizzazioni al condominio. Bisogna chiedere il permesso al condominio di rompere un muro condominiale per aprire un secondo varco, un secondo ingresso in casa, oppure lo possiamo fare? La chat... Cioè, mi viene da dire di sì. Ok. Cioè, bisogna chiedere il permesso. Ok. Va bene, quindi si può fare, ma solo col permesso. Fu così che la zia venne arrestata. La risposta è no,
perché c'è sempre quel famoso articolo 1102 che ti dice che tu puoi usare le cose comuni anche per... non è questo, è il 1122 mi sembra, non ricordo con precisione, l'articolo che dice che tu puoi fare i lavori anche sulle cose comuni per rendere più agevole o per sfruttare meglio il godimento del tuo immobile. Devi soltanto comunicare preventivamente all'amministratore che stai per fare i lavori. Guarda che sto per fare questo lavoro, ma non è sottoposto ad autorizzazione. Quindi l'importante è che non cambi la destinazione d'uso del bene, per dire, che ne so, trasformi la terrazza in una discoteca, e che non impedisci agli altri condomini di fare altrettanto. Che vuol dire? Che se apri una porta, una seconda porta, devi lasciare lo spazio all'altro condomino di fare altrettanto, che magari nello stesso pianerottolo. O magari, se vuoi, che ne so, coltivare dei vasi di cannabis tra i tanti vasini dell'ingresso, devi lasciare la vecchietta che invece ci vuole la menta, oppure il prezzemolo, no? Grazie. Il frutto della coltivazione. Grazie bene Gombe, grazie tante. No, quindi... è solo per esposizione ed è CBD, sì. Ovviamente, signori di Twitch. Fantastico. Quindi la risposta è sbagliata. Si può rompere senza autorizzazione, dandone soltanto una comunicazione preventiva. Ivan resta sempre in vantaggio, siamo 5 a 4. Siamo nella fase cruciale, siamo... qui chi sbaglia difficilmente può recuperare. Ultime tre domande. Qua siamo sono. Proprio... A quanto siamo? Siamo partita equilibratissima, Vediamo che succede. La domanda numero 8 è... Se davanti ad una telecamera registro le mie ultime volontà, ossia faccio un testamento, vale come testamento? Cioè tu prendi, stai per morire, non hai le manine, cioè tu ipotetico spettatore che le ci guarda. Le puoi far vedere a proposito le tue mani in questo momento? Non hai le mani, perché magari hai una paresi. Prendi, premi un tasto sul computer col piedino, registri il video e fai il testamento. Questo testamento è valido? Beh, mettiamo... cioè, mi sembra assurdo che se è valido, secondo me è ridicolo, quindi ti dico di no. Per me non è valido. Perché? Perché secondo te è ridicolo? Perché magari, che ne so, era ubriaco, magari era sotto minaccia, ci possono essere tantissime varianti. Uno potrebbe essere sotto minaccia anche mentre lo scrive, anzi a maggior ragione, cioè se sei con una pistola dal video si vede, è sotto scrittura, no. E puoi essere sotto effetti di droga o alcol anche se scrivi, cioè il punto qual è? La quando foto. Lo scrive non ci deve essere qualcuno che lo firma, no, insomma, non necessariamente. Ci sono i testamenti olografi che sono quelli che fai a come, casa. Come? Olografi si chiama, è il termine, cioè il testamento fatto dal notaio e il testamento fai da te, fatto a casa. Che si chiama testamento olografo, che tu però ci dovrà essere comunque una firma che dà validità alla cosa. La tua firma, giusto la tua firma e basta. È la mia, e se questo fa un video la firma non la fa. Ok, va bene. Quindi la tua risposta non vale come testamento. Ok, allora il sondaggio dice al 53% che vale... Il 47% dice che non grande vale. Equilibrio. Grande equilibrio. E aspetta, perché il nostro austriacotto ci dice che deve essere scritto con firma. Eh sì. Il ragionamento è corretto e Ivan ha ragione. Allunga di nuovo Ivan. Allunga di mamma mia. La distanza. Match point. La prossima è match point. La particolarità, Ivan, è che il testamento olografo deve essere scritto integralmente di pugno dal testatore. Cioè non ci può essere neanche una virgola o la data. Tu pensa che non puoi neanche scriverlo al computer, stamparlo e poi firmarlo. Non puoi né scriverlo al computer, stamparlo e firmarlo. Deve essere proprio scritto anche con la matita. Addirittura ho trovato una sentenza della Cassazione che ha dato validità a un testamento scritto col sangue sul muro della parete di casa di una persona che era stata assassinata e si è intinta col dito il sangue nel dito e ha scritto il testamento sulla parete
non so quanto abbia potuto resistere, no, deve essere stata una cosa terrificante. Incredibile. Comunque ci sono validi testamenti con la matita, anche la penna simpatica, però importante è che sia scritto con la manina. E in questo, secondo me, il legislatore è un po' indietro anni luce. Perché, perché se io metto la firma digitale su un documento in formato elettronico, non ha, se tu già la firma digitale me la dai come valore negli atti con la pubblica amministrazione, non capisco perché, e mi vale per tutte le scritture private, tutte le scritture private. Angelo de iure condendo. De iure condendo, il testamento, che però è non contento, condendo, è che diverso. Bisogna cambiare. Ma non è neanche insalata, spiega sto de iure condendo. Che è come la legge dovrebbe essere, un'ipotesi. Come di... è auspicabile che in futuro sarà, diciamo. Che possa essere, sì. E la verità è che tu pensa che questa è l'unica eccezione. Noi il codice dell'amministrazione digitale, il CAD, il cosiddetto CAD, dà validità a tutti gli atti sottoscritti con la firma digitale. Peraltro anche la PEC ha la validità di una raccomandata, quindi certifica come un atto notarile l'identità del soggetto mittente. Quindi gli strumenti informatici per dare piena validità alla firma elettronica ci sono. Tutte le norme si sono adeguate tranne quella del testamento, evidentemente perché gli cacciavano una bella fetta ai notai. Diciamoci la verità, dai, diciamola la verità. Eh sì, perché poi il testamento olografo va pubblicato e quindi va ricevuto da notaio. Oh. Ragazzi, qui siamo alla nona domanda, ma noi siamo appesi a un filo. Ci sono cinque punti di cosa? Siamo appesi a un filo perché se risponderà cinque bene... punti in palio e ci potrebbe... Greco batterà greco. Ti basta rispondere bene attenzione a una di queste due domande. Hai due match point. No, attenzione, attenzione. Allora, questa è match point. Questo è match point. No, non è match point. È match point. È match no, point. È match point. Ho detto una cavolata, scusate. Però se sbagli questa, ce la possiamo giocare ancora. Va bene. Leggo la domanda. Angelo, non rispondere perché altrimenti ti alziamo le mani. Allora, aspetta un attimo, ecco. Angelo. Angelo è proprio così automatico che risponde. Angelo, stiamo facendo la domanda al nostro concorrente. Non è una domanda della chat alla quale sei legittimato a rispondere. No, vabbè, okay? Allora, scusatemi questa nota di colore perché ve la devo raccontare e ti farà ridere. Devi sapere che io sono un po' autistico quando scrivo al computer. Scrivo velocemente, ma così velocemente. Ugo, vieni, attesta pure tu. Che... Vieni in diretta. Allora, su, non essere timido. A volte io scrivo come un pianista suona al pianoforte e riesco anche a parlare mentre scrivo al computer. E ogni tanto viene Ugo. Ragazzi, finalmente in diretta il regista. Il regista si è messo dietro la sua stessa. Allora, ogni tanto viene Ugo da me e mi dice: Angelo, che dobbiamo fare per il video? Io continuo, è vero che io continuo a scrivere. Allora, io ho questa attitudine che scrivo molto molto velocemente, cioè riesco a scrivere mentre una persona parla. È incredibile. E intanto parlo pure io. Oh, una volta è successo, quando ero praticante, quindi allo studio di Antonio Baffa, che succede? Grandissimo presidente. Che era saltato un file, dovevamo depositare un atto, e stava chiudendo l'ufficio per le notifiche, era saltato il file. Lo dovevamo tutto riscrivere, lui all'epoca ancora scriveva a mano. Quindi come si fa? Perché perdevamo la notifica, chiamiamo Angelo, lo facciamo scrivere ad Angelo. Angelo proprio chiude gli occhi, perché io scrivo senza guardare, chiude gli occhi e va velocissimo, mentre loro... Però nello stesso tempo Paola, la moglie, la sorella, dell'avvocato, risponde al telefono e parla al telefono. Io, perché sono intuitivo, in questo non ragiono quando scrivo, ho trascritto la dettatura e la telefonata. Cioè, in quel testo è risultata trascritta anche la telefonata. E ancora si narra questa storia allo studio Baffa. Fantastico. Vabbè, questo perché... Allora, la domanda la legge Ugo. La domanda la legge Ugo, perché è decisiva. Ugo, confondilo se puoi. Confondilo, leggi male, vedi un po', confondilo. Se compri casa nuova... e rispondi dei debiti condominiali lasciati l'anno prima dall'ex proprietario? In pratica, tu compri oggi una casa, il precedente proprietario ha lasciato dei debiti del condominio
L'amministratore viene da te e ti dice: senti, pagami sti debiti. Tu dici: no, ma io non ero proprietario. L'amministratore dice: non me ne frega niente, me li devi pagare tu. E tu dici: che fai? No, vai da chi era proprietario al momento in cui sono stati pagati questi debiti, se no l'amministratore, ad esempio, potrebbe lasciar passare dolosamente un anno d'accordo con il vecchio proprietario per dire: oh, io non ti pago quest'anno, domani faccio il rogito, prenditela con Ivan che acquista. Questa è un po' spinosa. Io ho comprato casa qualche mese fa, però il mio non è un condominio, quindi purtroppo mi trovo un po' tra le nuvole su questa cosa. Beh, sei fortunato. Provo a fare un ragionamento. Vai. Allora, se io compro casa, rispondo dei debiti condominiali lasciati l'anno prima dall'ex proprietario. Allora, in teoria sì, cioè nel senso, a meno che io non parli fin da subito con il proprietario, il proprietario prima di me si preoccupi di pagare quello che c'è da pagare, se io stesso non mi sono preoccupato di accertarmi che fosse tutto a posto e metto la firma sulla casa, vuol dire che poi subentrano anche magari delle spese precedenti, probabilmente, se non sono state saldate dal precedente proprietario. Provo a ragionarla così. Quindi è mia responsabilità, prima di firmare con la casa, parlare col proprietario e assicurarmi che abbia saldato il condominio, immagino. Quindi io dico che rispondo dei debiti condominiali, dico di sì. Interessante come ragionamento. Ma secondo il mio punto di vista è un ragionamento a cavolo, però ci ha azzeccato. No, invece nel no. senso che c'è una norma del codice civile che dice sì, così, paghi no, però e basta. Aspetta un attimo, secondo me lui no, nel senso che, perdonami un attimo, puoi anche non aver preso accordi con il venditore precedente, è una norma che lo dice. No, ma lui il ragionamento suo, lasciando stare il discorso che poi puoi andare dal vecchio proprietario e dire: senti, bello, tu hai provato a fare il furbo, ma mo certo, io ti do le ricevute e tu mi paghi quello che c'era. Però il ragionamento che ha fatto Ivan, secondo me, è molto logico. Ivan, perché tu mi perdonerai la confidenza che mi sono preso, sì, scusami Angelo. No, ma il punto è che lui dice invece una cosa, cioè c'è un principio, ah, sì, vai, tranquillo, c'è un principio di diligenza che ti pone l'obbligo, quantomeno quando stai comprando una cosa, di informarti se ci sono debiti pendenti. È vero che il legislatore ha voluto fare così per dare la possibilità di riscuotere più facilmente i debiti incerti, cioè in periodo incerto. E gli ultimi, diciamo. E gli ultimi. E quindi, diciamo, in questo modo si è creato, perché c'è una responsabilità solidale, cioè l'amministratore può rivolgersi indifferentemente sia al venditore che al compratore per i debiti che sussistevano nell'anno del rogito, nell'anno in cui il rogito è stato comunicato all'amministratore e nell'anno precedente. Quindi l'amministratore può scegliere tutti e due, ma siccome la domanda era se poteva rivolgersi nei confronti del nuovo acquirente, la risposta tua è stata corretta. Posso? Vai. Non ho una laurea in giurisprudenza, ma la risposta è corretta. Sì. Cala, lo sapevo. E fammi dire una volta davanti alla camera, questa è la legge. Grandissimo. Grande Ugo. Non posso, ragazzi. E quindi Ivan, con una domanda d'anticipo, ha vinto pure lui. Grande. Beh, all'esito di questa sconfitta io credo che... abbiamo l'ultima domanda che giusto dobbiamo fare, giusto, perché però ha vinto. Vediamo questa. Allora, questa è una domanda da 3 punti. Potremmo soltanto accorciare le distanze, ma non l'esito pareggiare. Ormai è... Si può cambiare un prodotto difettoso senza scontrino? Scusami un attimo. Dicono sempre di conservare lo scontrino, però cioè io, porca miseria, spero e immagino che abbiano anche un database elettronico sti negozi dove uno acquista. No, su quindi, questo non mi fiderei tanto, sui database elettronici. Beh, no, considera Ivan che allora, il problema dicono sempre di... Io cioè, ricordo bene che dicono sempre di conservare lo scontrino, quindi sì, esatto. Immagino che abbia un significato questo conservare lo scontrino. Vecchia volpe. Però magari cioè, se lo scontrino uno lo dovesse smarrire, che fa? Si attacca al cavolo? Ci sarà una seconda opportunità, un escamotage?
Quindi per me sì, dai, si può cambiare anche senza lo scontrino, ci sarà un altro modo. Ed risposta esatta, esatto. Surclassa. Tutti i negozianti barano, dicono una fesseria, che dicono devi conservare lo scontrino, la prova d'acquisto, qualsiasi cosa. L'importante è che tu dimostri di aver fatto un acquisto, quindi anche con l'estratto della carta di credito. Basta che tu dimostri, addirittura ci sono stati dei casi in cui è stata ricostruita la prova con un semplice testimone. Ho accompagnato il mio amico che ha comprato ste cuffie, eravamo a questo negozio, è vero, e quindi così. Perché, detto la Cassazione, lo scontrino è solo un documento con valore fiscale, non ha alcun potere certificativo di una vendita. Addirittura vengono emessi a volte scontrini senza bisogno di vendite. No, ma soprattutto lo scontrino non ti dice che prodotto hai acquistato, a differenza della fattura dove c'è scritta la causale. Ho un'ultima domanda per Ivan. Siccome ho sentito che ti occupi anche di sport, Ivan, questa è una domanda seria che ti faccio per me e per il mio amico Rocco. Ma riguarda l'europeo, immagino. Risultato esatto, che ce lo giochiamo, risultato esatto nei 90 minuti Spagna-Italia. Quando è la partita? Domani. Angelo non sa neanche quando è la partita. C'è non una sapevo cosa, neanche che c'era la partita. Veramente riluttante, non incommentabile. Vabbè, lasciamo quando stare. Vengo qua io c'ho l'orticaria. Ce la butto lì. Spagna-Italia, risultato esatto. Ti dico 2-2. 2-2. Nei 90 minuti. Va bene, ce lo giochiamo. Comunque, Ivan, hai vinto, hai dominato. Hai dimostrato grande intelligenza, grande intuito, ma tra è chiaro l'altro, che c'è qualcosa qui in panchina che non va bene. Io onestamente parlerò con i dirigenti per far saltare la panchina di Angelo Greco. Bastonato allora, da Greco, quella lì due volte ha fatto sono la differenza proprio sono alla stato grande. Bastonato due volte. Allora, Ivan, considera che sei a differenza reti, sei a pari punti con Fredrik, con Fieric, che pure ci ha fatto, ci ha triplicato 12. Però io 4. L'altra volta non c'ero. Devo fare una devo fare io contro Fieri. Sì, sì, lo spareggio. A questo punto si profila uno spareggio, bisogna, vedremo in finale chi vincerà. Vedremo gli altri. E per quanto riguarda la questione del database, Ivan, perdonami. Mi dai lo spunto per fare un appello, diciamo così, a tutti i nostri amici. Ragazzi, non affidatevi alle prove che vi dovrebbe dare la vostra controparte. Le prove le dovete procurare da voi, le dovete precostituire voi. Non potrete mai andare a sperare ti ho pagato con qualcosa, dammi tu la prova della transazione. No, è bene che siate voi a precostituirvi la prova. Allo stesso modo di quando dite ho fatto la telefonata, il contenuto della telefonata non è tracciato, quindi attenzione a come ragionate. Per quanto riguarda la questione dei debiti condominiali, una nostra Tatmico, se sono sbaglio non mi ricordo, aveva detto che si ripartiscono fra tutti gli altri condomini. Non è così assolutamente. Pagano solamente il vecchio proprietario e il nuovo proprietario solidalmente e solo per l'ultimo anno, e chiaramente poi nei rapporti interni è il vecchio che deve dare al nuovo se il nuovo ha pagato. Quindi Nicolos ci chiede di parlare di satira e diritto di replica, ma magari la prossima puntata se ne può parlare. Possiamo anche farlo. Grazie Ivan, sei stato gentilissimo, simpaticissimo e come sempre bravissimo. Ciao Ivan. Grazie. Grazie tante, grazie Ivan. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. È stato divertente. Grazie. Ciao, grazie assai. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Dai, dobbiamo cambiare qualcosa qua, se no continuiamo a perdere in casa e qualcosa di inaccettabile. Innanzitutto gli lo mangiare. Io l'altra volta non c'ero e quindi ho detto, vabbè, hanno perso perché non c'ero. Ma la prossima volta il quiz le preparo io le domande, le preparo io. Che non una terza sconfitta in casa è colpa del taglio dei capelli. Non la posso accettare. È colpa del taglio dei capelli fatti male, che mi ha cacciato i poteri. Effettivamente era poco da sfregiato. Cioè, da sfregio. Però, da questa parte però stai benissimo. Non ti girare. Devo essere visto di piatto, perché qua scatterà il risarcimento del danno. Ecco una domanda che faceva Rocco, mi sembra, era: si può ottenere un risarcimento del danno per taglio di capelli?
Caro Rocco è stato oggetto di una sentenza della Cassazione, c'è un precedente. La Cassazione ha detto salvo che si tratti di un evento irripetibile, e con irripetibile si riferiva a un matrimonio, non c'è possibilità di ottenere un risarcimento, perché i piccoli fastidi della vita quotidiana, vedi le sentenze gemelle 2008 sul risarcimento del danno morale, i piccoli fastidi della vita quotidiana come un tacco rotto e non una grata, oppure un taglio di capelli sbagliati, non c'è possibilità di seccare i giudici. De minimis non curat pretor. Il giudice se ne frega dei fatti irrilevanti. E se no, poveracci, i tribunali scoppiano. E infatti. È sì. Anche giusto, bisogna tollerare ogni tanto. Bene amici, keep the law, ci vediamo giovedì. Questa è la legge. Legge.